Signore e signori, benvenuti alla cerimonia di assegnazione del Nettuno d'oro! Populagna, Populagna, la città più bella sei tu. Populagna, Populagna, le due torri San Luca e non più. Premiamo l'idea del piccolo coro, cioè il fatto che è importante saper cantare insieme, contribuire con la propria personalità a fare qualcosa di più, un coro, qualcosa che è un bene comune ormai della nostra città e che ognuno ricorderà per sempre nella sua vita d'adulto. Avere questa colonna sonora nella mia vita che davvero non mi ha mai abbandonato, anzi ho cresciuto le mie figlie con le loro canzoni, con le stesse che mi cantava mia mamma quando ero bambina, quindi una gioia immensa. Non avrei mai immaginato che il sindaco, molti anni dopo, mi avrebbe concesso questo onore di essere accanto a lui in un momento così importante. Sono con noi il sindaco di Bologna, Virginio Merola, la vice sindaco di Bologna, Marilena Pillati, il direttore dell'Antoniano, Fra Giampaolo Cavalli. Oggi Bologna, che è già città creativa della musica dell'UNESCO, consegna il Nettuno d'oro al piccolo coro dell'Antoniano, insieme al vice sindaco, al sindaco e al consiglio comunale, cioè 36 consiglieri comunali, 6 presidenti di quartiere, un segretario comunale e un direttore generale, che fa esattamente 44 gatti in fila per 6 con il resto di 2. Dal 1963, quando l'indimenticata Marielle Ventre decise di fondare questo coro, le voci delle bambine e dei bambini del piccolo coro hanno cantato e raccontato un pezzo della nostra cultura e della nostra storia. Tutti noi ricordiamo o abbiamo nel cuore una canzone, una strofa, una storia delle tante dello Zecchino d'Oro. Un patrimonio comune, quindi, per generazioni di italiani e non solo italiani. In nome di questo patrimonio, così legato alla nostra città, Bologna riconosce, attraverso questo Nettuno d'oro, la reputazione e l'onore che il piccolo coro e Marielle Ventre, che lo volle con tanta tenacia, hanno saputo dare alla nostra città. Bologna è veramente onorata che sia nato e si sia sviluppato nella sua comunità cittadina il piccolo coro Marielle Ventre, che con la grande forza comunicativa del linguaggio universale del canto e della musica trasmette un messaggio di pace e di speranza a tutti i bambini del mondo, senza distinzione alcuna. Il sindaco, in segno di profonda gratitudine, a nome dell'intera città, conferisce al piccolo coro Marielle Ventre il Nettuno d'oro. La cosa più bella di tutta questa storia è che è stata vissuta sempre con tanto cuore e tanta passione, dai bambini, dalle famiglie, dai direttori del coro che si sono succeduti. Il prezioso ringraziamento a Marielle Ventre, che mi ha lasciato questo gioiello, questo importantissimo gioiello da custodire con tanta cura. Qual è la sua canzone preferita dello Zecchino d'Oro? Torero Camomilla. Torero, il matador chi è? Torero Camomillo, il matador tranquillo che dorme appena può. Torero Camomillo, se il toro ti è vicino, tu schiacci un pisolino e non ci pensi più. Allora è arrivato con noi anche l'assessore Matteo Lepore. Abbiamo un regalo per i ragazzi, ma prima un annuncio, perché dobbiamo dire che il 12 giugno in Piazza Maggiore, insieme allo Stato Sociale, ci sarà anche il piccolo coro di Marielle Ventre dell'Antoniano.
E adesso un regalo. Sorpresa per tutti. Visto che abbiamo detto per tutta la sera che sono uno dei brand, come loro mi hanno insegnato nella prima conferenza stampa che abbiamo fatto anni fa insieme, il piccolo coro è Bologna, con questo sacchettino che regaliamo loro, così d'ora in poi potranno portarlo in giro. E poi in anteprima, solo per loro, questa maglia dell'estate di Bologna, perché saranno star guest dell'estate in Piazza Maggiore, quindi per tutti loro la maglia.